Sono 22 anni che ho fatto questo, ho ideato questa sfilata perché questo è un evento che viene fatto per incentivare le adozioni nei canili, perché comunque hanno bisogno di essere adottati. Per quello che mi riguarda, io chiuderei tutti i canili e non vorrei che la gente andasse a comprare un cane. Quindi ci sono tanti cani che aspettano. Le persone ogni anno, anche già ad aprile, mi chiedono se si farà la sfilata dei cani perché è un evento molto richiesto. C'è un rapporto particolare fra il proprietario e il cane e ogni proprietario è come dire, ogni scarafone è bella mamma sua. Quindi il proprietario è felice di sfilare. Ci sono Miss e Mister Meticcio che rappresentano per l'eccellenza per il 2022 i cani più belli meticci e poi però ci sono 15 premi speciali che consistono nella simpatia, premi particolari. C'è l'iscrizione, le persone si iscrivono, hanno un numero e quindi in base al numero sfilano. C'è la presentatrice, c'è il DJ con la musica e poi alla fine, nell'intermezzo, mentre raccolgono i voti per premiare i cani, c'è un intermezzo che quindi ogni anno, un anno c'è stata la finanza che ha fatto vedere i loro cani, ogni anno c'è qualcosa di particolare e di diverso. Quest'anno cosa c'è di particolare e di diverso? Chi sarà partecipa all'intermezzo? Allora, quest'anno l'intermezzo c'è Happy Dog Park con Moreno Ottaviani che lui fa l'agility. L'agility non è possibile nella passerella perché i cani non dovrebbero correre in tutta la piazza, però fa una dimostrazione di obedience e quindi fa vedere che anche i cani meticci sono capaci di fare quello che fanno i cani di pura razza.